Quanto è importante la solidarietà, soprattutto nei pericoli, nei problemi e nei momenti in cui c'è veramente bisogno? In questo momento di pandemia sicuramente ci sono tantissime persone che hanno bisogno e nell'umiltà della loro povertà in silenzio si recano anche alle Caritas o alle associazioni di volontariato per prelevare una busta con del cibo. E tra le azioni che vi vogliamo presentare e che sono state rese note e promosse in questi giorni, quella delle ACLI a livello provinciale, Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani, e abbiamo in linea con noi il presidente delle ACLI della provincia di Napoli, Maurizio Dago. Buonasera presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Allora presidente, diciamo subito le ACLI, per chi non dovesse conoscere questo acronimo che ho provato a spiegare, però Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, in poche parole che cosa sono? Le ACLI sono un'associazione di promozione sociale che da oltre 70 anni è accanto ai lavoratori innanzitutto, è accanto alle persone più deboli, è in prima linea per il riconoscimento dei diritti dei cittadini, delle persone e dei lavoratori. È un'associazione che è nata subito dopo la guerra, anzi, diciamo, i primi passi l'associazione li compie a guerra non ancora conclusa, ed è stata una protagonista della vita pubblica, civile e politica della storia repubblicana italiana. Quindi una vera e propria scuola di formazione anche di personaggi che poi hanno fatto politica e che poi hanno dato molto al nostro paese in termini proprio di legislazione all'interno del sociale, che non guasta mai, ma che purtroppo molte volte la storia ci ha insegnato che incontra sempre ostacoli. Parlare di leggi, di norme, di cose che vadano in quel senso, no presidente, si trova sempre difficoltà, sembra sempre che dia fastidio a qualcuno parlare del sociale, parlare degli ultimi e aprire delle porte per chi ne ha bisogno. Il sociale è fondamentale per la crescita delle comunità e per lo sviluppo civile delle comunità, e in un momento così difficile come quello della pandemia, questa crisi straordinaria, unica che noi stiamo vivendo, il sociale e la solidarietà diventano un fattore determinante per il bene delle comunità e per il benessere delle persone. Il Covid oggi ha decisamente aggravato quelle che erano le condizioni economiche di difficoltà del paese, con particolare riferimento a quelle zone del paese che già soffrivano, quindi il nostro meridione d'Italia, la nostra Campania e la provincia di Napoli. Una povertà che è una povertà innanzitutto materiale, quindi mancanza di beni di prima necessità. È aumentato in modo esponenziale il numero delle persone che per poter sopravvivere hanno bisogno di fare affidamento a tutti i sistemi di assistenza, quindi alle associazioni in particolare che mettono a disposizione i beni di prima necessità, a partire dal pacco alimentare. Noi come ACLI, con la nostra rete territoriale, abbiamo registrato già durante il periodo del primo lockdown un incremento del 100% delle persone che hanno fatto richiesta di un sostegno alimentare. Questo è un dato reale, un dato vero, concreto. Tra l'altro è importante questo, una povertà perché profonda. No, chiedo scusa, dicevo perché anche sull'isola d'Ischia abbiamo verificato di come si siano moltiplicate le presenze all'esterno, nelle file, all'esterno delle sedi, delle varie associazioni di volontariato, Caritas o d'altro, che veramente stanno faticando tantissimo per poter evadere tutte le centinaia e centinaia di richieste di famiglie che quotidianamente hanno bisogno del minimo indispensabile per mettere un piatto a tavola, almeno uno per sé, ma soprattutto poi per i più piccoli, per i figli, e là la situazione si fa un po' più critica. Certo, laddove poi ci sono i minori si pone anche un ulteriore problema, cioè abbiamo non soltanto la povertà materiale di beni di prima necessità, ma abbiamo, si aggiunge anche a un altro problema, che è quello della povertà educativa, della povertà culturale, che inevitabilmente
è conseguenza dell'isolamento. Pensiamo ai bambini, ai ragazzini che purtroppo non possono frequentare le scuole, non possono entrare in relazione con i propri compagni di classe, non possono entrare in relazione con gli insegnanti. È vero anche che questa situazione di difficoltà ha però suscitato dei sentimenti tendenzialmente positivi nelle persone, perché sono tante le gare di solidarietà che si sono attivate. Quindi le persone si sono rese conto effettivamente di quelle che sono le difficoltà in cui una buona parte della popolazione oggi si trova e quindi contribuisce attraverso le raccolte fondi in modo tale da poter offrire un piccolo sostegno materiale che però è fondamentale in questo momento. Quindi c'è anche un piccolo lato positivo che questa difficoltà ha fatto emergere forte la solidarietà tra le persone, più di prima. Ce lo possiamo dire tra di noi, insomma, Presidente, diciamo che il buon cuore del partenopeo e del campano in generale si fa sempre sentire nel momento del bisogno, no? Certo, questo è, come dire, la solidarietà era già, è proverbiale, era già tanta con questa difficoltà, con questo momento di difficoltà, almeno noi che operiamo su questo tema veramente da molti anni, ci rendiamo conto che, le persone sono molto più sensibili, molto più pronte a venire incontro a chi, si trova in difficoltà. E purtroppo, con la chiusura delle attività, con la chiusura delle piccole attività artigianali, del piccolo commercio al dettaglio, per esempio con la chiusura dei mercatini rioneali, dove le persone veramente fanno il mercato per guadagnare la giornata, ecco, lì abbiamo in questo settore un incremento forte della domanda di prima necessità. E poi c'è il tema antico ed enorme che è quello lì dei senza fissa dimora, Appunto, soprattutto appunto nelle su questo, città più adesso andiamo su grandi. questo piano straordinario di sostegno che avete lanciato con questa frase che è significativa: non si muore solo di coronavirus, ma anche di fame. Avete scomodato il fiorfiore degli artisti che sono scesi in strada con voi. Sì, abbiamo avuto un grande aiuto da parte degli artisti, in particolare di Marta Bentaleb, che è una nostra iscritta, è una persona che partecipa alle nostre iniziative già da tempo e ha messo a disposizione la sua professionalità, la sua competenza, proprio per sensibilizzare le persone, in questa fase così delicata. C'è bisogno di solidarietà, c'è bisogno di garantire a tutti, anche il minimo per poter andare avanti in questo momento di difficoltà. E quindi noi teniamo attive le nostre iniziative permanenti di sostegno alle persone in difficoltà, di sostegno alimentare. Quindi abbiamo una raccolta fondi rivolta alle famiglie, quindi per il pacco alimentare, che è destinata a venire incontro alle persone che non hanno la possibilità di fare la spesa o le famiglie che non riescono ad arrivare alla quarta settimana del mese. Abbiamo una raccolta fondi per i senza fissa dimora e questo è un tema che purtroppo dal punto di vista anche della comunicazione a mezzo stampa non viene a mio avviso sufficientemente sottolineato. Ci sono tantissime persone che hanno fatto il lockdown per strada e che oggi si ritrovano in zona rossa per strada senza avere la giusta tutela, senza avere la giusta protezione. Sono persone che non hanno una casa e non ce l'hanno per varie ragioni, perché povere, perché malate psichiatriche gravi e purtroppo abbandonate, perché hanno fatto una scelta di emarginazione. Moltissimi sono immigrati, moltissime sono persone straniere che hanno anche grosse difficoltà a comunicare. Ecco, loro sono evidentemente le persone che più delle altre stanno patendo il prezzo della chiusura, il prezzo di questa emergenza sanitaria. Con loro cerchiamo di
fare un discorso di sostegno materiale, dando una mano alle persone, alle grandi associazioni, alle grandi organizzazioni che ad esempio garantiscono le mense, consegnando una buona quantità di cibo e facendo leva anche sullo spreco alimentare. Questo è un altro aspetto molto importante, cioè tagliare lo spreco significa donare alle persone che hanno meno possibilità economiche. Io vorrei invitarla adesso, Dago, al di là della considerazione della solidarietà, quella immediata, spicciola, quella più necessaria, quella che si incontra ogni giorno passeggiando per strada, e le assicuro, non so se lei ne ha contezza, diciamo che non solo nei grandi centri, ma anche nelle isole piccole come la nostra ci sono i senza fissa dimora che veramente vivono all'addiaccio per un motivo o per un altro e che quindi devono campare alla giornata per elemosinare un piatto caldo in questa o quella mensa. Però le volevo chiedere, siccome si sente molto parlare a livello anche politico e di altre associazioni, soprattutto quelle di categoria, di questi benedetti bonus o comunque dei sostegni che vengono a mancare per i lavoratori che perdono il posto, per le aziende che chiudono, per le aziende costrette a chiudere dal lockdown e che non trovano ristori benché le leggi e i decreti legge provano a stanziarle. Allora, la voce autorevole delle ACLI di Napoli, ma a livello immagino nazionale, si affiancherà, credo, alle altre voci per chiedere al governo una particolare attenzione urgente per queste categorie, cioè in una, non fate soltanto i proclami che darete dei fondi e dei bonus quando poi c'è ancora gente che non li ha ricevuti, insomma. Certo, il bonus è di per sé uno strumento che a mio avviso ha un'efficienza limitata, perché è quello che viene utilizzato, si utilizza un termine, il pannicello caldo, quindi è quello strumento tampone, che Tra però l'altro in mi questo perdoni, momento Dago, io ho che... definito questo decreto legge ristori, non mi è piaciuto il termine ristori che sembra il palliativo, cioè il bicchiere d'acqua per togliere la sete momentanea ma che non risolve il problema. Ristori mi sembra un termine un po', voglio dire, veramente riduttivo rispetto alla reale portata del problema. E io ne condivido assolutamente l'interpretazione. Il ristoro è un qualcosa di assolutamente momentaneo, assolutamente passeggero. È chiaro che il Covid è una crisi passeggera, perché con gli strumenti che attualmente ci sono, con la scienza che continua a fare passi da gigante, sicuramente questa è una vicenda che noi ci lasceremo alle spalle. Però il Covid si inserisce in un contesto di crisi economica profonda che va avanti da molti anni. E in questo senso il bonus è un pannicello caldo, ristora la sete e ci permette di andare avanti un altro po'. E questa è la prima riflessione che secondo me va fatta. La seconda riflessione è che purtroppo l'Italia paga ancora un deficit in termini di organizzazione dal punto di vista amministrativo, perché se l'aiuto non riesce ad essere capillare, non riesce a raggiungere ciascun bisognoso, è per una evidente carenza amministrativa. Sicuramente ci sono persone che attendono ancora il bonus di maggio, il bonus di giugno, ci sono stati dei problemi evidenti che hanno impedito alle persone di beneficiare anche di quel piccolo ristoro previsto. E allora diciamo subito come poter interfacciarsi con le ACLI a livello provinciale, al di là della storica sede di Via Duomo, credo sia rimasta ancora lì, o no? La sede è stata spostata a Via del Fiumicello numero 7. Ricordavo Comunque noi allora abbiamo, anni fa, insomma. sì, abbiamo varie sedi presenti sia all'interno della città di Napoli sia in provincia. Il modo più semplice per raggiungerci, e su questo, come dire, ci siamo adeguati ai tempi, è sicuramente quello lì dei social, sia sulla pagina Facebook delle ACLI provinciali di Napoli, c'è la pagina Facebook del patronato con la quale tutte le persone che vogliono informazioni o hanno bisogno di assistenza proprio per la richiesta dei bonus e delle prestazioni assistenziali e previdenziali stabilite con gli ultimi decreti possono lì rivolgere le domande ed entrare in contatto con gli operatori e con i responsabili.
proposito dei lavoratori, leggevo del CAF e del patronato che comunque garantite la disponibilità all'utenza, leggevo la nota che avete dato alle stampe qualche giorno fa. Come stiamo messi a livello di come dire, regime di persone che arrivano a chiedere al patronato delle ACLI consigli, aiuti e quant'altro, e lo stesso CAF? Le nostre sedi sono aperte, quindi i servizi continuano la loro attività. È chiaro che noi abbiamo messo a disposizione, sempre attraverso i social, numeri di telefono, indirizzi mail, perché in questo momento di particolare incidenza della malattia è necessario preferire la modalità a distanza. Quindi attraverso le mail, attraverso la pagina Facebook e il numero di telefono è possibile entrare in contatto con tutti i nostri operatori e poter svolgere qualsiasi tipo di attività senza alcuna limitazione, seppur a distanza, seppure tramite mail. Presidente Drago, allora io la ringrazio per questa chiacchierata, mi auguro di risentirla di qui a qualche settimana per scoprire ancora altre iniziative, ma anche per sapere gli sviluppi positivi di questa lunga catena di solidarietà che mi auguro si possa sempre più allungare all'infinito con tante persone che aderiranno al vostro invito di aiutare chi più ne ha bisogno in questo momento. Grazie per l'invito, grazie per lo spazio che avete messo a disposizione della mia associazione, dell'associazione che rappresento. Buonasera e grazie. Buonasera a tutti.